L'evoluto che crea le proprie stigmate è un isterico, perché risolve un conflitto. Porta questo conflitto ad un livello talmente elevato da procurarsi le stigmate. Riesce cioè a creare intorno a sé la situazione del Cristo in maniera tale che risolve il proprio conflitto umano dandosi in olocausto. Per varcare i limiti del relativo occorre avanzare per gradi, come i fanciulli. Ossia, non dobbiamo fare altro che accelerare, nei limiti delle nostre possibilità, le possibilità stesse. La storia è l'espressione delle graduali conoscenze dei singoli, le quali, unite, formano quell'energia che l'uomo chiama momento storico e i maestri chiamano momento vibratorio. Quello che la dottrina umana chiama subcosciente, per i maestri è l'ego superiore. Noi non ricordiamo l'ego superiore, che è il ricordo delle incarnazioni passate, perché abbiamo ancora un'evoluzione insufficiente. Tutte le tecniche iniziatiche non vi libereranno da quello che siete, né tantomeno vi libereranno dalla vostra mente, né tantomeno vi insegneranno, o illusi, a controllare il vostro corpo fisico, perché anche quello si può fare con l'evoluzione, solo con l'evoluzione. L'unico tempio è nell'intimo dell'uomo. Lo spazio è l'elemento istintivo della trialità, il tempo è l'elemento intellettivo, perché è dell'intelletto la percezione del tempo. Il tempo di un individuo è la durata della propria vita. Il tempo di una coscienza individuale è la propria evoluzione nel piano acasico. Il tempo di una individualità è un ciclo di manifestazione. Il tempo della forza Tau è l'esistenza oggettiva in eterno. Il tempo dell'assoluto è l'origine dell'esistenza oggettiva in eterno.